Giornata di festa oggi, venerdì 8 dicembre, per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Riparolo Canavese che ha celebrato Santa Barbara. Dopo la commemorazione e le varie lapidi dei vigili del fuoco caduti, si sono tenuti presso il distaccamento i discorsi ufficiali. A darne il via il sindaco di Riparolo, Alberto Rostagno. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza a questa importante manifestazione in ricordo della vostra santa patrona Santa Barbara. L'occasione è naturalmente propizia, e penso di farlo a nome di tutti i sindaci, nel dire un grande grazie a voi volontari del distaccamento di Rivarolo per l'opera che fate a favore di tutto il nostro territorio. L'abbiamo recentemente visto anche in occasione dei fatti che hanno toccato la nostra zona, degli incendi nelle zone di Locana e di Sparone, quanto è stata importante e utile la vostra tempestiva opera. Senza considerare che i professionisti che sono venuti da fuori hanno dovuto utilizzare la vostra professionalità di volontari proprio per la vostra conoscenza del territorio, ed è questa veramente una cosa fondamentale che, oltre ad essere operativi sul territorio, conoscete in modo particolare quelle che sono le peculiarità, e questo penso che sia stato l'elemento fondamentale per risolvere le problematiche che abbiamo riscontrato, e questo è ciò che voi fate costantemente tutto l'anno. Quindi il grazie dell'amministrazione della città di Rivarolo e il grazie dei sindaci di tutto il territorio proprio per questa importante opera. Io penso, e lo dico ai sindaci, che non dovrebbe essere così, ma purtroppo così è, che la vostra opera non venga, tra virgolette, finanziata da chi dovrebbe farlo, e che dobbiate purtroppo vivere grazie a degli aiuti che vengono dati così a spot da volontari, da chi si impegna e chi riconosce la vostra attività. E quindi lo chiedo a tutti quanti presenti, so che alcuni sindaci l'hanno già fatto, qualcuno no, di passare anche un pochino il messaggio che quel 2 per 1000 che avevamo stabilito di corrispondere al corpo del distaccamento dei vigili del fuoco di Rivarolo venga veramente corrisposto, perché penso che senza anche le risorse economiche è difficile poter continuare questa attività. Quindi io sono convinto che questo avverrà, e quindi grazie a chi si farà diciamo così portavoce e nel far sì che questo contributo avvenga. Naturalmente mi rivolgo anche a tutta la popolazione, a tutte le popolazioni del territorio, di rimanere vicini ai nostri vigili, di non abbandonarli, perché hanno bisogno della vicinanza di tutti. Devo dire che lo vediamo costantemente, i vigili del fuoco sono amati dai cittadini, sono amati dalla popolazione, ma ancora di più sono amati dai bambini e dalle giovani generazioni. Quindi grazie per quello che fate, continuate così. Ringrazio, sono onorato che sia presente anche l'ispettore provinciale oggi, che può veramente vedere quanto attività e come si lavora nel distaccamento di Rivarolo. Quindi grazie a tutte le autorità presenti, grazie ancora a tutti e buona Santa Barbara. Presente alla cerimonia l'ispettore Michele Gaeta in rappresentanza del Comando Provinciale di Torino. Buongiorno a tutti, sono onorato delle parole del sindaco. Io sono cresciuto con questi ragazzi perché ho fatto tanti anni a Ivrea, oggi sono un ispettore a Torino. Sicuramente, essendo del Canavese, porto avanti questi distaccamenti di volontari che per noi sono una forza molto importante. Sono giuste le parole del sindaco, purtroppo le risorse sono quelle che sono, anche noi stiamo tribulando non poco con i nostri mezzi, con tutte le attrezzature, per cui siamo in un momento un po' difficile. Però grazie a loro e grazie anche agli altri distaccamenti in zona, noi possiamo garantirvi un soccorso immediato e nulla. Siamo a disposizione sempre,
e mi fa piacere essere oggi qua, perché gli altri anni purtroppo ero in giro per l'Italia per le calamità, invece oggi sono molto felice di essere con loro qua a Rivarolo. Vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro una buona festa. Grazie. Soddisfazione e orgoglio per il capo di staccamento Roberto Zaccaria. Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Rivarolo Canavese oggi hanno festeggiato Santa Barbara. Sì, oggi come ogni anno l'8 dicembre noi festeggiamo Santa Barbara. Quest'anno la festa è più gradita in quanto dopo 2 anni di raccolta fondi tramite la nostra Onlus, e di cui devo ringraziare la ditta Bausano, la Reale Mutua Assicurazioni di Rivarolo, i vari comuni della nostra zona di competenza, ma soprattutto anche noi tutti i vigili che abbiamo messo un contributo di tasca nostra per riuscire a rimettere a posto il mezzo. Il mezzo è stato 2 mesi presso la ditta Fortini, cui ringrazio anche la ditta Fortini per l'ottimo lavoro che ha fatto, quindi siamo di nuovo ritornati operativi e in caso di necessità ci siamo di nuovo. Oggi è anche una bella sorpresa all'interno della festa. Sì, una bella sorpresa, è da un po' che la organizzavamo, c'era il nostro collega che voleva fare questa proposta di matrimonio alla futura moglie, che anche lei è un vigile del fuoco, quindi abbiamo organizzato tutta la cosa, inventato un po' di scuse per riuscire a fare questa iniziativa molto bella e simpatica, che anche nei vigili del fuoco siamo una grande famiglia, ma in tutti i sensi. Sul finire una sorpresa carica di commozione tra gli applausi generali, la proposta di matrimonio di Alessandro Castagno alla fidanzata Valeria Remonia, entrambi volontari dei Vigili del Fuoco di Rivarolo. Allora, aspettate un attimo, quest'anno abbiamo deciso di fare un pensierino alla chiacchierona del distaccamento. E chi è la chiacchierona del distaccamento? Valeria! Sicuro lei non ha messo la chiacchierona, lei, no? Non fa quindi, quella che ci intrattiene sempre. Ok, sei contenta? No. Sì. Come no? Sei contenta? Sì. Per serino io non mi vuoi. Mi vuoi? Mi vuoi?